Vamos, ruta 206. Vai Ranocchio, vai, vai! Vai! Qua ci abbiamo sempre il canyon che ancora si sta formando. C'è una pecora che ci sta guardando. Sembra un indiano che ci vuole fare un agguato. È lì che si crea la situazione. È il loro territorio. Dobbiamo tenerle. Anche quelle le abbiamo fatte scappare. Che pascolo per queste pecore, ragazzi. Con una ranger e ci ha detto che qua per andare a Lucky dobbiamo proseguire dritto perché questa strada dovrebbe essere a senso unico. Quindi all'andata di qua e poi facciamo tutto il giro di questa montagna per tornare indietro da quest'altra strada. Che non è proprio un vero e proprio senso unico, ha detto almeno le macchine non si incrociano e non devono andare fuori strada e non rovinano fuori dalla pista. Che spettacolo, ragazzi. Dice che all'Aki non si può campeggiare. Ah, e allora? C'è solo il bagno di fortuna. On the other side of town we used to live, you told me a secret I can't forget. That's the reason I... Ragazzi, questo è un deserto di muschio. È bellissimo. Foresee the things would turn out the way they did. Your stories weren't just stories after all. Hello. Welcome to Lucky. Thank you very much.
Thank you. Remember how we snuck out? Used to take your car and drive around. Vamos, vamos, questa carrettera. Vamos, Ranocchio, vamos, vamos. Una salita un po' la Guardia Valdera questa, bella impiccata. Vai, Ranocchio, vai, vai, vai. Quello comunque è il Monte Lachi, là dietro. Per vedere il primo cratere, quello che ha generato tutto. Non mi sembra obbligatorio chiudere a chiave qua, però già che ci siamo. Guardate come nera la sabbia. Ragazzi, stiamo camminando, stiamo andando proprio nella bocca del vulcano. Ci renderemo conto da vicino di questa esplosione. Oh, che fiorellini colorati. C'è addirittura la passerella. Ma pensa a te, qui siamo arrivati dentro il cratere, ragazzi. No, che roba pazzesco, ragazzi. E vedete quest'area più marrone? Praticamente è un'area che è stata rovinata con il passaggio delle persone che non potrebbero camminarci, invece hanno creato questo danno. Sostanzialmente non cresce più niente e c'è scritto che i ranger stanno cercando di recuperare questa zona trasportando zolle per rigenerare il tessuto che si è perso. Ti è piaciuto il cratere dove è nato tutto? Bellissimo. Adesso torniamo da Ranocchio che si scorge là dietro. Ultimi chilometri di pista per questa sera, perché dobbiamo arrivare per forza di cose dove sta il ranger, perché altrimenti ci sarebbe venuto a prendere addetto. Vamos. Discesino un po' più dolce, però da prendere con cautela. Nero, ragazzi, nero! Nero con il verde fosforescente! Mai visto, mai visto! Ragazzi, sa che c'è un altro guado. Vamo a sapere che passa qui. Basso, ma oh, c'è la cascatella lì. Sembra basso, ma guardiamo perché. Sì, qua c'è movimento, quindi è abbastanza basso, no? È abbastanza basso. Vamos!
l'abbiamo fatta. Bravo canocchietto che ha saltato il guadino. Siamo un po' storti. Un pochino. Sì, bisognerebbe raddrizzarsi un pelo. Buongiorno ragazzi, questa mattina fa freschino. Ci troviamo nell'area campeggio che è messa a disposizione dai ranger, in questa che è la regione del vulcano Laki. Uno dei vulcani più terribili della storia dell'umanità. Addirittura prima leggevo sulla guida che nel 1783 c'è stata un'eruzione talmente terribile che si pensa sia stata la causa scatenante alcuni anni dopo per l'inizio della rivoluzione francese. Il meteo non è dei migliori questa mattina. Ha piovuto un pochettino questa notte, però niente di importante, quindi speriamo che i fiumi che dobbiamo guadare non abbiano alzato troppo il loro livello. Prepariamoci un caffè. Ragazzi, ho appena parlato di pioggia, mannaggia. Inverter acceso, ho già fatto fare un giro di riscaldamento, però dentro abbiamo ancora 14 gradi. Insomma, abbastanza freschino. Guardate il panorama dall'altra parte, ci sono segni di queste eruzioni, di questi vulcani che poi alla fine sono state generate solamente dal vulcano Laki, ma da tantissimi altri piccoli crateri che si trovano tutti in questa regione. Ieri sera quando siamo arrivati al Laki abbiamo incontrato il ranger che se ne stava andando e ci ha detto che ci era rimasto troppo poco tempo per fare la camminata attorno al cratere e che dovevamo per forza di cose venire qui perché sennò ci sarebbe venuto a prendere. In tutta l'Islanda c'è un controllo pazzesco per quanto riguarda la natura e anche il ranger ci ha spiegato quali sono i motivi per cui ci sono queste restrizioni, perché pensate che se la gente continuasse a camminare fuori dalle tracce, nei posti dove la gente cammina non crescerebbe più niente per decine e decine di anni. Quindi se non vogliamo che l'Islanda diventi un deserto nudo e spoglio, ci devono essere per forza di cose questo tipo di controlli. Io metterò in tavola ciò che abbiamo, i Miyulkluregrx e le digestive in scatolate. Qua in frigo ci abbiamo sempre il nostro bibitozzo di yogurt da bere. No, direi che per la colazione non ci abbiamo nient'altro. Questa è la vista frontale della nostra area campeggio. Di fatto tutta questa zona qua è a disposizione dei campeggiatori. È un freschino che ti sveglia per bene. Là dietro c'è l'abitazione del ranger e credo che ci siano anche delle sistemazioni nel caso qualcuno voglia dormire all'interno di una specie di rifugio. Mi metterò la giacca e poi mentre riusciamo a preparare dentro voglio vedere se abbiamo ancora un po' di diesel da travasare nel serbatoio principale. Nel frattempo do un occhio al camion dopo le piste fatte ieri. È quasi obbligatorio, direi. Tutti i camionisti in realtà fanno questo tipo di controlli prima di partire, che siano veicoli 4x4 o anche stradali, anzi, forse quelli stradali ancora di più. Qui c'è la bed sparker, questa sarebbe la caldaia con cui abbiamo riscaldamento e acqua calda. Guardate che splendore qua attorno, cioè pazzesco. Qui come stiamo messi? L'uscita da questo campeggio non è molto
agevole. Siamo ancora un po' appannati, eh? Siamo al primo guado della giornata. Sì, perché i paletti in realtà dovrebbero avere dei segni e indicano l'altezza del guado. Ma se è rosso sono 40 centimetri e ti dice... Do not cross! Sì, è decisamente più basso rispetto a esempio ieri quando siamo passati ieri. E vamos al prossimo. Un giorno così così e un giorno brutto. Il prato rosso. Hold up just a minute. Been looking for some help just to find myself. Yeah. Been losing my focus like a thousand times before. Can't take this anymore. 'Cause I've been looking for something to change thoughts into motion. Been waiting way too long. Yeah, waiting just for somebody to love and to surround me and to handle my emotions. I was out waiting for something, and if I close my eyes, it's all been a waste of time. Yorlesh fosfoioi. Ah. Beh, abbiamo visto sulla mappa che qua ci dovrebbe essere una piccola caverna. E poi guarda che stradina! Sarà una mucchiata. Improvviso finisce la natura selvaggia, che roba. Mare là. Guarda che scogliera pazzesca. Speriamo non arrivi l'alta marea. Lately I've been fading out, holding out. Guardate quanti gabbiani lassù, è la loro casa, guarda! Sono le pecore che si lasciano nelle grotte e qua c'è la super grotta. Cioè dove quasi ci puoi entrare con la macchina. Ma magari non andare troppo su. Wow, che posto! Incredibile! Andiamo a esplorare la grotta, vamos! Naturalmente c'è un po' di vento. Però in questa grotta non ci sono più. Cioè, che posto è, oh? Ragazzi, ammazza. Qui ci hanno fatto anche un fuoco. Non è che ci starei troppo sotto. Sì, non è profondissimo, finisce qua, però. Che posto. C'è un'apertura veramente incredibile, ragazzi. Cioè, sembra scavata dall'uomo. But none of them know you better. The stories you've heard could be you and I. Hey, let me explain to you the reason why it's not. C'è un po' di vento. You know there's no one else than me you trust. You know it's truth deep inside. Won't you let it go? Vamos. Veramente magnifica questa grotta, ragazzi.
un'apertura assolutamente singolare, con quel singolo occhio centrale che fa un po' da chiave di volta, questo portone che conduce al centro della Terra. Si può andare a esplorare ancora un po' di là, perché la pista prosegue, io voglio andare più avanti. Guardate che scogliera pazzesca, ragazzi. Wow, le dune di sabbia vulcanica, ragazzi, con quel roccione là in fondo. Ma quanta roba è roba. Di là il niente. Arrivati a tuo rischio e pericolo. No, parking overnight. Aspettando magari qualche minuto che smetta di piovere, perché siamo quasi certi che lo farà, mangiamo qualcosa. E qui abbiamo la specialità islandese: bratwurst e pizza arrotolata. Questa ci sta, questa ci sta. Comunque guardate qua fuori, ragazzi, questa si chiama Black Beach. Dopo la Diamond Beach, crediamo che valesse la pena anche visitare questo posto. Ed è pieno di cartelli di pericolo, ragazzi, quindi vabbè. Però le pecore pascolano in piena libertà. Però prima un po' di cibo, un po' di energia. Senti come viene sul bratwurst. Qua ci siamo, ragazzi. Ah, tu te la stai facendo cotta, eh? Mangiamoselo. Intanto mi finisco anche un po' di pasta che è avanzata ieri sera. Perché qui non si butta via niente, ragazzi. Sugo fatto in casa. E nel frattempo smette di piovere. Com'è l'insalata cotta? L'insalata cotta, ora l'assaggio. Vamos a baccare. Danger, pericolo. Vietiamo di non finire sotto le onde, praticamente, c'è scritto. Cioè, questa è stata fotografata mentre stava per essere presa dalle onde. C'è scritto anche che è la spiaggia più pericolosa di tutta l'Islanda. Però cioè, anche qua abbiamo una grotta. Pazzesco. Sembra una cosa fatta dall'uomo, ma in realtà è la colata lavica, e questi spigoli si creano con il raffreddamento della lava. E qui la spiaggia prosegue e c'è una caverna scavata sotto queste colonne. Pazzesco. A parte che fa abbastanza paura stare qua sotto, però impressionante quanto sia alta e quanto siano perfette queste forme. La spiaggia è fatta di questi sassi che sono finissimi, sono bellissimi, ragazzi. Cioè, guardate come sono neri. E sono super arrotondati dalla potenza delle onde dell'oceano. E guardate quella colonna là in fondo. Proviamo a uscire da questo parcheggio. Adesso stiamo cercando di andare là dove ci sono quelle scogliere, dove c'erano gli archi che vedevamo dalla spiaggia dove ci siamo appena fermati. Chissà se magari c'è un posto anche dove fermarsi questa notte, chi lo sa. C'è già il cartello che il drone non si può far volare. Ma però in due tornanti, guarda qua, che salitozzo. Che posto, ragazzi. Se resisto al vento, voglio portare a vedere un altro affatto sulla playa.
dopo aver visto tutte queste bellezze naturali stiamo cercando anche un posticino per sostare la notte. Vediamo cosa troviamo stasera.